Buongiorno, 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 bentornati in diretta dal Palazzetto Tacca, oggi di scena le ragazze con la settima giornata della Serie A femminile di Palamano, massimo campionato di Palamano italiano. Ospiti delle nostre ragazze saranno oggi le abruzzesi del Teramo. Io saluto e ringrazio subito Davide Milan alla telecamera e il buon Cristiano Baggion qua a fianco a me. Buongiorno, e ovviamente ringraziamo anche il grande Luca Basile, sempre e poi, alla voce. Ovviamente l'altrettanto mitico Davide Bianchi che ci dà assistenza tecnica. Partirei subito con le due formazioni in campo. Leggiamo subito le ospiti, chiaramente per prime con numero 1 Chinnici, con numero 2 Di Giulia, con numero 7 Palari il capitano, con numero 9 Di Pisco, con numero 10 Canzio, con numero 11 Sila, con numero 13 Macrone, con numero 16 Baldassarre, con numero 18 Capone, con numero 19 Lanfredi, con numero 20 De Angelis, con numero 22 Mamette, con numero 30 Ciandarli, con numero 33 Galletti, ovviamente guidate in panchina da Serafino La Brecciosa. Passiamo alle padrone di casa, con numero 5 Ferrazzi, con numero 10 Montoli, con numero 11 Priolo, con numero 17 Cobianchi, con numero 19 Gozzi, con numero 21 Piatti, con numero 27 Laita, con numero 30 Zanellini, con il numero 35 Broggi, con numero 38 Macchi, con 46 Ponti, 49 Zizzo, 55 Barbosu, 89 Giulia Milan, 92 Bertolino, 95 Alice Milan, ovviamente guidati in panchina da Salvatore Onelli. Poi andiamo a leggervi velocemente anche la classifica, che vede il Salerno condurre con 12 punti, la Pontigna 10, l'Erice insieme a Casa Grande Padana 8, un grande risultato dell'Erice che ha battuto la Brixen in casa. Brixen appunto 6 insieme a Tusce Prato e alla Ferrara, segue Cellini a 5, Cassano 4, Mezzo Corona 3, Mestrino 2, Teramo Fanello di Coda 0 punti, mentre le squadre, vedete, stanno per entrare in campo guidate oggi dalla coppia arbitrale che vede, non mi sono segnato gli arbitri, grave errore, la coppia Pandi Pipitone con la collaborazione del commissario di gara Andrea Aldea al suo debutto, quindi assolutamente. Intanto le squadre sono in campo e si procede con i saluti come vuole ovviamente il cerimoniale dell'inizio delle partite di pallamano. Saluto scambiato, saluto anche tra le giocatrici della stessa squadra, urlo di battaglia e poi si scenderà in campo anche quest'oggi qui alla Palatacca di Cassano Magnago. Dicevamo risultati interessanti ieri sera con il big match assoluto tra Erice e Brixen, che ha visto la vittoria delle padrone di casa. Andiamo velocemente a leggere anche gli altri risultati delle partite disputate ieri, nell'attesa che le squadre iniziano le ostilità. Quindi dicevamo Ferrara Mezzo Corona 37-27, Erice Brixen 31-22, Mestrino Pontigna 28-33, Casalgrande Prato 22-26, e si gioca oggi appunto Cassano Teramo, mentre è stata rinviata al 31 di novembre Salerno Cellini Padova per gli impegni in Coppa del Salerno, ovviamente, quindi ci sarà una partita da recuperare per completare il quadro di questa settima giornata di andata. Tutto pronto, vediamo le ragazze di casa con la tenuta amaranto con gli inserti scuri, quindi la Dark, come l'abbiamo soprannominata. Certo. Mentre per il Teramo, casacca bianca, pantaloncini rossi e inserti rossi anche sulla maglietta, numeri, stemmi, nomi delle giocatrici e quant'altro. Sembra tutto pronto per cominciare, il primo possesso palla sarà per le ospiti che giocano alla vostra destra. Tutto pronto per cominciare e inizia, schiacciamo il tasto inizio, diamo il via anche online al punteggio, così nel caso qualcuno volesse seguire dal sito della federazione. Tanto inizia il match, le ragazze in maglia bianca cominciano a girare palla, cominciano a costruire il gioco, tanto parte il primo schema.
Termo che attacca in prima azione con Ciandali, Mamette, Palari, la batteria dei terzini è proprio gol. Con il numero 19, l'ala sinistra, Olga Manfredi. Va a realizzare la prima rete del match. Si oppone Bertolino, ma nulla può. Partono subito Arzille, le ragazze della Teramo. Tanto è Cassano che organizza il gioco. Cobianchi riceve, va, fa tutto da sola, va a ristabilire subito la parità. 1-1. Cobianchi per il Cassano. E intanto di nuovo Teramo che organizza. Prima battuta di gioco, intanto sostegno dalla panchina del Cassano. Le ragazze che battono le mani a sostenere le compagne in difesa. Va, parte la scalata, è ancora passivo. Sono pronti via con il passivo. Hanno deciso che vogliono un gioco veloce quest'oggi. Se le ragazze pensavano di passare una tranquilla domenica pomeriggio, non vi tocca correre. Sono dello stesso avviso, direi. Tanto rete della Teramo. Sì, con numero 22 Mamet. Agostina. Risponde subito Cassano però. Siamo bei arzilli direi da entrambe le parti, 2-2 il punteggio. Risponde Cassano con Barboso se non ho visto male. Purtroppo non ho avuto modo di vedere, stavo segnando il punteggio. Comunque da sinistra. Palla che stava per uscire, poi viene recuperata dal giocatrice del Teramo. Prova da fuori, però c'è Bertolino. Gli sfugge la palla a Capriolo, quindi... palla recuperata, può partire contropiede per Gozzi, ma non viene sporcato il passaggio, poi gestito da... Ho detto Capriolo, ma è Priolo. Il Capriolo mi è venuto in mente... Io l'avevo fatto passare in sordina, te no, io ci tengo quando sbaglio, e capita spesso, preferisco dirlo. Priolo. Sinceramente ho pensato che avessi fatto una crasi tra Priolo, Chiara e Priolo, ti fosse venuto. È probabile che ho messo insieme. Ho detto, magari ho sentito male io, ho fatto finta di nulla. No, proprio detto Capriolo. Poi guardando il tabellone, attenzione, ancora passivo. Quindi la coppia arbitrale ha deciso di tenere questo metro di giudizio, di valutazione sulla lentezza del gioco. Ora 9 metri, quindi ancora 3 passaggi. Palari, prova da fuori, viene toccato e deviato il tiro, ma non fa in tempo Bertolino a toccarla, quindi sarà rimessa da fondo, ma a questo punto 2 passaggi residui. Ancora Murato, questa volta la respinta per Pendegozzi, quindi può partire contropiede il Cassano. Anche se Teramo torna bene in difesa. Tentativo di scarico di Barboso a Montoli, ma la palla non arriva a destinazione. 2-2 il punteggio, 4 minuti già giocati qui al Palatacca. Sono partite entrambe le formazioni subito brillanti, poi c'è stato un breve stop perché le 4 reti erano già state segnate nei primi 2 minuti, quindi. Sì. È un minutino. Prova da fuori Palari, però non c'è stata interdizione difensiva e a questo punto è andata in rete. 2-3. Tanto è Cassano che prova subito con Bianca Barboso che va, ma c'è un intervento falloso prima, anzi era Sofia Ferrazzi per la verità, che è andata a provare il tiro ottenendo così un 9 metri, comunque già battuto, si riparte. Gira palla Cassano con Barboso che chiama schema. Risale Gozzi, uno contro uno, incrocia con Barboso, poi scarico adesso ancora Barboso, peccato, perde un attimo il controllo della palla. Sta arrivando in corsa, secondo me avrebbe provato il tiro in doppio appoggio, ma il passaggio era troppo arretrato. In linea con quanto fatto fino adesso, braccio alzato per annunciare il passivo da parte della coppia arbitrale, prova a ferrarsi da fuori, ma risponde Galletti, questa volta la palla va in fallo laterale, quindi viene abbassata la chiamata di passivo. Un bel tirone forte. L'intervento del portiere, e quindi attacco...
non più affettato, ma va qualche secondo in più per riorganizzare la manovra offensiva. Barboso, ancora lei a chiamare il gioco. Ferrazzi al centro, si ripropone. Incredibile. In qualche modo insacca la palla, seppur sotto fallo. Ovviamente gli arbitri erano già pronti a fischiare 7 metri, ma la palla va in fondo al sacco. Poi attenzione, rimessa veloce da parte del Teramo. Diciamo degli sviluppi, poi nulla di fatto, si ferma. Quindi andiamo a segnare il gol per Sofia Ferrazzi al minuto 5, riporta in parità le due squadre. Gira palla con Chandarli, Mamet, risale il pivot, Palaria da fuori e ancora una volta solo muro, ma senza interdizione sulla giocatrice, e nuovamente palla in fondo a sacco. Velocissimo il gioco, intanto 4-4. Cassano sviluppa azione in maniera molto molto rapida. Siamo di nuovo in pareggio, 4-4 appunto. Invasione per il pivot, poi contropiede Bertolino per Gozzi e allunga. Questi sei nel sesto minuto è successo un'accelerazione improvvisa. Tre reti nell'arco di un minuto, neanche. Cassano si porta in avanti, 5-4, credo sia il primo vantaggio per Cassano. Mamet, scarico per il pivot, non arriva a palla, non c'è fallo, ancora contropiede per Montoli questa volta, e però ci mette la manona Galletti Elisabeth. Bel intervento dell'estremo difensore abruzzese. Sì, davvero molto bello. Che impedisce il doppio vantaggio alle padrone di casa. Ancora Mamet a orchestrare il gioco. Agostina cambia con Palaria, arriva anche da fuori, questa volta intuisce Bertolino, va sul palo giusto e poi controlla la respinta Gozzi, può partire Cassano in seconda fase. Cobianchi prova l'uno contro uno, arriva Barboso a rimorchio. Era bello! Bello lo scarico per Ferrazzi, ma passaggio leggermente troppo avanti, prova a allungarsi con le dita, con le unghie a prendere la Sofia, ma non ci arriva. Non ci arriva. Rimane ancora solo una rete di vantaggio, ma possesso palla, torna nelle mani del Teramo. Tanto istruzione per la numero 7 da parte del coach del Teramo. Eh sì, giocatrice molto esperta, classe 74. Maria Daniela Palarie, che è anche il capitano della sua formazione. Ora però commette in fase di passi la stessa Palarie, che stanno per la terza volta la palla del possibile più 2, massimo vantaggio. 8 minuti e 20 di gioco, già 9 le reti. Eh sì. Diciamo, ritmo, già le due squadre mi sembravano predisposte al ritmo, poi queste repentine chiamate di passivo da parte della coppia arbitrale hanno fatto modo che il gioco accelerasse ancora di più per rendere la partita ancora più gradevole, quindi stimolante. Siamo ben felici. Sale Gozzi dall'ala, va in uno contro uno, poi scarica con Bianca, arriva Barboso e cerca ancora un passaggio al pivot, si chiude bene la difesa del Teramo, però molto fitta sul portatore di la Bianca per resistere. Difesa 6-0, ma molto stretta. Poi passaggio rischioso, terzino all'opposta e non riesce a controllarlo. Priolo, la palla gli sbatte sulle gambe. Quindi possesso palla ancora a Teramo. Terza palla del più 2, non concretizzata dalle giocatrici amaranti. Il passaggio era interessante perché comunque aveva tagliato tutta la difesa. Peccato che gli sia arrivata rimbalzata e non sia riuscita a dominarla. Incrocio Ciandali, prova da fuori, palo. Non sembrava poter intervenire Bertolino, un po' pizzico di fortuna in questo caso per il Cassano. Però ce lo prendiamo. Anche se sappiamo la dea bendata, dispensare una volta una parte, una volta dall'altra. Come da toglie. 5-4. Vediamo se in questa quarta occasione le nostre ragazze riusciranno a affondare il colpo, andare sul doppio vantaggio. Si infila Barboso, la palla alla fine va in fondo al sacco, ma c'era il fischio arbitrale precedente, quindi si riprende con un 9 metri. Ci stiamo incaponendo a cercare penetrazioni per via centrale, ma la difesa di Teramo con i due terzi è chiusa molto molto bene, si fa molta fatica.
Sì, difesa del Teramo è molto intensa. Razzico, Bianchi, anche densa. Ancora qualche imprecisione negli scarichi. Nell'ultimo passaggio stiamo un po' mancando, poi alla fine decide di risolvere Barboso in doppio appoggio. 10 minuti, abbiamo passato 4 minuti senza reti, poi alla fine il Cassano riesce a concretizzare doppio vantaggio, 6-4 quando siamo a un terzo del primo tempo. Ora Palaria spostata al centro a cercare Bertolino riesce in qualche modo a respingere, però la palla torna fuori, se ne impossessa Lanfredi, la più lesta, poi fa segno che deve uscire 9 metri perché c'era fallo, quindi non era rimasto laterale ma 9 metri. Ancora Palaria, scarica per Mamet, palla che arriva alla destra e va, che va a realizzare, no, ma c'è, no, tiro dai 7. Ah sì, c'era comunque invasione dell'ala, ma sotto fallo, quindi viene concesso un tiro dai 7 metri. L'iniziativa era di Chiara Canzio, che si è guadagnato un 7 metri e sarà ovviamente, neanche a dirlo, Palaria ad incaricarsene. E va a realizzare. Va bene, continua a rimanere in equilibrio la partita dopo 11 minuti e mezzo di gioco. Cassano sta un po' sprecando soprattutto sull'ultimo passaggio, buone le manovre offensive per cercare di scardinare l'ottima difesa del Teramo, ma l'ultimo passaggio non è stato preciso in più di un'occasione. Ora ha provato, peccato perché ha perso il controllo della palla quando era sui 6. Sofia Ferrazzi. Comunque, tanto fallo, quindi 9 metri. Barboso, ancora una volta, viene fermata, non c'è fisio d'abito, per fortuna la prende Sofia, poi scarico sbagliato, ma questa volta fischia il fallo, anche se un pelino in ritardo. Arriva un po' in ritardo. Era già partita in contropiede il Teramo. Si prepara anche qualche cambio, tra i fedeli, vediamo scaldarsi, pronto a entrare, numero 18, Rebecca Capone. Vediamo. Fischiato passi a Cobianchi, credo. Sì. Tanto abbiamo visto anche un cambio attacco e difesa perché Palarie gioca solo in attacco in questa fase. Ed ora l'ala sinistra con numero 9 entra in campo Francesca Di Pisco. Ancora Palarie, scarica ancora per Canzi, ancora una volta va a conquistarsi il tiro dei 7 metri. Da come è entrata si capiva subito che c'era, quindi si fallo. Ripresenta su linea dei 7 Palarie, siamo al 13° minuto. E realizza anche questo secondo tentativo e siamo di nuovo in parità. Prova a incrociare il tiro Barboso, ma si guadagna ancora anche per il Cassano. Primo tiro dei 7 metri, è stata spinta al momento che era già in elevazione, quindi sarà questa volta Michela Cobianchi a cercare una trasformazione dei 7 metri. E fa. E va a realizzare. 7-6. Il punteggio, ormai ci avviamo alla prima metà del primo tempo. Il tempo è corso via, però ripetiamo, ritmo veloce accettato da entrambe le formazioni, quindi la partita sta scorrendo via gradevole. Ora c'è un tentativo sempre di Macrone, che è entrata all'ala sinistra, palla finisce sul fondo, ma c'era anche fallo di Priolo su di lei. Palaria viene fermata, ora difesa del Cassano che si è alzata, siamo in 5-1 con Gosti centravanti, ma trova il varco giusto Ciandali, ma poi il suo pallonetto finisce oltre la traversa, può ripartire Cassano. Barboso 1 contro 1, Ferrazzi ancora una volta, l'ultimo passaggio non è precisissimo, peccato, arrivava molto bene in velocità. C'è un timeout. Probabilmente vorrà parlare proprio di questo, sulla imprecisione nell'ultimo tocco. Chiama timeout Salvatore Onelli quando siamo praticamente a metà del primo tempo, siamo 14 minuti e 52 secondi.
Sì, Cassano che sta giocando in velocità, è una cosa che, su cui Salvatore insiste molto, si allenano molto sulle ripartenze veloci, però soprattutto sulle seconde fasi sta mancando la precisione dell'ultimo passaggio. Non abbiamo perso palloni, però recuperare il passaggio ha impedito di arrivare a parecchie conclusioni che invece potevano essere relativamente semplici, perché si era creata la superiorità numerica, ma è mancato proprio l'ultimo tocco di palla. E intanto ecco qua la sirena che invita le squadre a riprendere posizione in campo. Vediamo se l'orario era 52, anzi 48, eccolo qui che lo sistemiamo al volo. Ci siamo, si riprende posizione, vediamo se le istruzioni di Onelli inizio avranno dato la giusta direzione alle ragazze del Cassano, che intanto cominciano nuovamente a organizzare il gioco. Cobianchi, Barboso. Ah, vediamo in campo Eva Broggi in posizione di terzino sinistro, quindi c'è stato un cambio durante il time out. Barboso, Cobianchi, Broggi, vediamo se arriva la prima conclusione. Eh sì, si presenta così Eva. Primo pallone toccato, praticamente insaccato. Cassano che torna più due. Che bello! Bel tiro da parte dell'ala del Teramo. Numero 18, Rebecca Capone, risponde subito al gol di Eva. Cobianchi che prova ad andare e ottiene un tiro dai 7. Sicuramente l'intervento su di lei è stato così giudicato dai direttori di gara troppo falloso, dunque tiro dei 7 e Teramo ne approfitta per cambiare il portiere. Intanto viene fermato anche il tempo a 55, tutto pronto per ricominciare. Tiro dei 7, Vacco Bianchi provato a cambiare portiere, però opporsi con numero 1 Laura Chinnici. Ah, e fatto bene, neutralizza. Attenzione, sfortunata, ma eh sì, fortunata lei, fortunata il Cassano che va a più 2, 9 a 7. Fischia uno sfondo. Cassano che mantiene il più 2, anzi adesso ha questa palla per provare l'allungo. Sfortunata Chinnici sulla azione precedente, perché venne neutralizzato il tiro del 7, poi la respinta di Montoli che rimanda la palla proprio a stessa Michela, che si fa perdonare insaccando il più 2 d'ora possesso palla, che potrebbe significare addirittura più 3. Vediamo, esce Montoli e sarebbe il massimo vantaggio. Sì, sarebbe un primo tentativo di allungo serio. Barboso a Montoli che si va a guadagnare un altro tiro del 7. Tiro dai 7, intervento palloso su di lei mentre era al tiro, rote al braccio. Andiamo, preferisce non cambiare portiere questa volta, quindi rimane Elisabeth Galletti, e questa volta si presenta sulle linee 7 Eva Broggi, che sposta con finte ripetute poi insacca, quindi Cassano che si porta a più 3. Primo allungo deciso da parte delle padrone di casa. Eh sì, il primo vantaggio di 3 lunghezze, dunque Cassano che ora tenterà di conservare. Perde palla, poi la riesce a conquistare. Era pronta ad avventarsi Cassano, che alterna difesa perché adesso è tornato in 6-0, quindi probabilmente non voglio dare punti di riferimento. Ruba palla Gozzi, ma c'è anche fallo. Non sappiamo se è la stessa Gozzi o un altro giocatore. Sta di fatto che rimane attacco il Teramo con Palarie, che prima finta, poi tentativo improvviso, ma Bertolino si allunga in spaccata con il piede, neutralizza, riparte Cassano. Seconda era fase. Un bel tiro angolato, Luca, brava sì, Bertolino. Bello lo scarico per Montoli, che va. Realizza. Cassano ha messo la freccia questa volta. Prima rete per Gloria Montoli, ed è costretto questa volta la Brecciosa a chiamare time out, perché Cassano si è portata in batter di ciglia su più 4. Deve correre i pari coach Teramano. Vediamo che sta dando indicazioni, probabilmente cambierà modulo difensivo, vediamo. È il break che comincia a diventare importante. È vero che c'è ancora molto da giocare, ma giustamente preferisce interrompere subito la serie positiva e soprattutto riportare le proprie ragazze nella
nel sì. giusto grado di concentrazione. Soprattutto diciamo se nei primi minuti il Teramo riusciva a controbattere in velocità col Cassano sulle ripartenze 1-2, rimesse dal centro, gol, invece in quest'ultima 2-3 azioni abbiamo visto le nostre ragazze partire in seconda fase, poca copertura, poca densità di maglie bianche, quindi probabilmente stava anche richiamando l'attenzione sulle ripartenze della seconda fase. La Brecciosa, oltre probabilmente a cambiare anche lo schieramento tattico difensivo, abbiamo visto proprio dare indicazioni di posizioni alle giocatrici, quindi probabilmente avrà invertito qualche posizione in campo. Riprende il gioco. Vediamo qualche minuto di riposo, rimane in panchina Palari, quindi dentro sempre Mamette e Ciandali, ma a terzino destro vediamo con il numero 13 Sara Macron, spostata a destra, mi sembra visto che fosse il 13, no il 19, scusate, il 19 Olga Lanfredi, che ha iniziato la partita a posizione di ala, adesso Bertolino spostata a terzino, ancora. Ancora bella parata di Bertolino, tiro dei 6, bella l'azione del Teramo, ma altrettanto sì. brava Bertolino, tanto va azione personale di Eva Broggi. È l'inserimento di Eva fresca dalla panchina, sta mettendo in difficoltà la difesa teramana perché non hanno ancora trovato il modo per fermarla. Ancora ora Bertolino. Invece Bertolino, la difesa del Cassano sta lasciando qualche chance di tiro, ma nelle ultime tre occasioni si è opposta alla grande la nostra Nila. E poi sul contropiede ancora Gozzi. Si sta scavando un solco profondo. Per il momento ha perso un po' il filo il Teramo. Deconcentrato nonostante il time out. Sì, perché comunque ha costruito delle buone azioni, ha presentato tre volte la giocatrice solo davanti al portiere, ma Nila si è opposta. E poi sulla seconda fase del Cassano abbiamo detto già che non è più così preciso il ripiegamento difensivo della squadra ospite. Ora bello lo scarico ancora per il pivot, tocca ancora Bertolino, ma questa volta non riesce a bloccare completamente la palla, quindi rete per il pivot Macrone. Va a segno dai 6 metri. Interrompe nonostante... il digiuno, interrompe un break. Sì, importante. È stato un break, se non vedo male, di in parziale 7-0 per... Vabbè, ad ogni modo si è ripresa Teramo, vediamo se riesce a tenerle fila. Intanto Bianca Barbosu va a fare l'unplane perché non solo ottiene la rete, ma ottiene anche un 2 minuti ai danni della diretta dal diretto difensore. Prima sanzione disciplinare della partita ed è un numero, cioè il numero 22, Agustina Mamet, che si accomoda in panchina. Dove dovrà scontare 120 secondi di penalità. Tanto ci eravamo persi un po' di secondi, eravamo andati troppo avanti, attendiamo il 20-18 e ci mettiamo in pari. Eccoci qua. C'è un 9 metri, è stata spinta al momento del tiro. Prende il gioco. Campone che aveva tagliato dalla sinistra. Rinuncia a un terzino il Teramo per mantenere un pivot in mezzo a difesa del Cassano. Ora c'è un tiro un po' forzato dall'ala, cercava anche uno sfondo. Lisa Ponte, che nel frattempo è entrata per dare cambio a, credo, Bianca Barbosu. Sì, esatto, Lisa Ponti in cabina di regia. Meritato riposo per Bianca, che comunque è stato artefice di quel break con le sue ripartenze in seconda fase. No, Bianca in campo, buono. Quindi probabilmente è uscita Michela, allora, che Bianca la vedo qua a terzino destro. Sì, Michela si sta riposando. Okay. Non vedevo Lisa in posizione centrale, pensavo che il cambio fosse stato lì, invece fuori Michela e spostamento momentaneo di Bianca sulla destra. Broggi ancora cambia con Ponti, però ha capito tutto. Il passaggio è stato intuito. A parte del difensore del Teramo, va con una bella palla morbida sopra Olga la Lanfredi, testa. Accorcia le distanze, difeso bene in inferiorità numerica e poi uno sviluppato il contropiede con la palla rubata e trasformata nella rete numero 9 per il Teramo. Cassano che conserva 5 reti vantaggio, ma non si deve distrarre. Palla per Priolo dall'ala, ma fa buona guardia Galletti.
Nel frattempo si esaurisce la sanzione, quindi ritorna a ranghi completi il Teramo. Entrata Mamette, va subito a occupare la sua posizione al centro. Nulla di fatto, diciamo che dall'ala abbiamo avuto qualche difficoltà per ora. Attenzione, uno contro uno, poi scarica il pivot, non c'è fallo, può ripartire. Priolo poi si rende conto che in questa occasione il Teramo era tornato in maniera efficace, quindi si ferma dalla seconda fase e parte a organizzare il gioco con le compagne. Chiama schema Elisa Ponti, posizione a pivot che parteciperà alla manovra, eccolo qua, riceve palla Gloria, poi scarica su Barboso. Difesa del Teramo che si alza in 5-1, non sa chi passare la palla a Barboso, poi tenta passaggio un po' velletario al pivot, intercettato. Riparte Ciandarli, Mamette uno contro uno, stavo ancora cercando di scaricare ma poi è intervenuto il fischio arbitrale. Sì, tanto c'era un po' di confusione anche tra le compagne perché si sono sovrapposte, quindi bene che abbiano ottenuto il 9 metri. Tanto prova, come prima, palla che finisce in mano alla Elisa Ponti per un passaggio dato da parte del Teramo. Intanto c'è un fischio. Si riprende con 9 metri. Rientrata a parlare intanto nel frattempo. Però passi. Viene fischiato in fazione di passi. Non è convinta Palare. Per niente, direi per niente. Non ero convinto neanche, sinceramente, mi sembrava fosse un cambio di scaricato direzione. Sul terzo, esatto, più una finta di corpo che non il reale appoggio a terra, però. Vabbè, comunque Cassano che per il momento rimane sopra di 5, 24esimo minuto ormai di gioco di questo primo tempo. Partita equilibrata fino a un certo punto, poi Cassano ha un po' accelerato. Tanto continua il turnover perché abbiamo anche Sara Zanellini dall'ala sinistra, nel frattempo penetrazione di ancora Bianca Barboso. Ancora contropiede Gozzi in collaborazione con Montoli. No, Zanellini è entrata Sara, posizione Zanellini, di ala. A Zanellini, è vero, da qua dallo schermo piccolo non me ne ero accorto. 16-9, più 7 per Cassano. Eh sì, Cassano con un mini turnover, quindi ha messo dentro forze fresche, prima Broggi, poi Ponti, adesso Zanellini, e sta scappando via sulla velocità al Teramo. È stato fondamentale mettere in campo forze fresche, hanno fatto la differenza in quel break, col parziale 6-0, ora nulla di fatto. Zero. Lamentazione da parte della panchina del Teramo perché chiedevano un 9 metri, un fallo, no, non c'è stato. Poi invece da parte opposta Elisa Ponti va a provocare il fallo da parte di Lanfredi. Chiaramente a questo punto la panchina è ancora meno contenta perché dopo non aver fischiato da una parte, e intanto però va a parare. Si fa parare il tiro dei 7 metri, Eva Broggi. Tiro dai 7. Da parte opposta, altro rigore guadagnato. Va bene, insomma, la legge dell'equilibrio. Intanto mi sa che c'è un cambio di portiere, sì, tra le file del Cassano. Sì, sarà questa volta Alice Milan a provare ad opporsi al tiro dei 7 metri, che vedrà ovviamente sempre Palarie impegnata al tentativo. E prende la traversa, tentativo di pelle d'orso da parte di Alice. Beh, un cambio di portiere che comunque ha portato bene adesso. Beh, quantomeno ha costretto Palari a tentare un pallonetto e non è stata precisa, quantomeno troppo precisa, perché prende in pieno la traversa, aveva superato Alice ma non varca linea di porta. Vabbè, 4 minuti da giocare in questo primo tempo, è Cassano che manovra. Il passaggio era interessante, quasi no look, ma non si intendono, forse era un po' fuori misura. Sì, Gloria doveva fare un passo in avanti, ma c'era anche un po' di disturbo difensore, però non eccessivo tale da cominciare l'arbitro a fischiare, quindi come nelle azioni precedenti fanno giocare, la palla non arriva al pivot, arriva al portiere e possesso palla del Teramo. Gira palla a pallare, però sono 7 le reti da recuperare quando stiamo avvicinando alla conclusione del primo tempo.
incrocio, doppio incrocio, Ciandarli, finta il tiro, poi ancora scarica su Palari. Ancora palla che arriva all'ala sinistra e va a realizzare. 16-10. Capone. E sicuro provvedimento di fronte, credo Ponti abbia realizzato in maniera rapida. 17-10, mancano 2 minuti e 50 secondi al termine di questa prima frazione di gioco. Qui alla palla attacca di Cassano Magnago, Cassano Teramo. Viene deviata fuori, quindi palla al Teramo, che dovrà rimettere in gioco la palla. 17-10 il punteggio, 2 minuti e mezzo alla sirena. Incrocia. Arriva Ciandali, si alza, poi scarica, ma ha capito tutto Gloria. Montoli. Poi prova a far partire la seconda fase, ma... Brava, si è proprio messa in mezzo nella linea di passaggio. Si è trovata la palla tra le mani. Ha intuito bene quelle che erano le intenzioni della giocatrice del Teramo. 2 minuti al termine del primo tempo. Arriva il passaggio Montoli. Questa volta arriva la palla Gloria, che non se lo fa ripetere due volte. Tanto ultime battute di gioco di questa, di questo primo tempo. Ah, gli sfugge la palla, ma riesce a recuperarla. Più 8, massimo vantaggio Cassano questo finale del primo tempo, dopo una prima fase abbastanza equilibrata con Teramo che riusciva a rispondere colpo su colpo, aveva accettato il gioco a velocità del Cassano, poi invece piano piano ha dovuto rallentare il ritmo, invece il Cassano, innestando forze fresche dalla panchina, è riuscito a mantenere sempre costante il gioco in velocità, e c'è stato quel break a metà primo tempo, parziale 6-0, che tuttora vede il Cassano avanti di 8 reti. Ora accorcia leggermente le distanze Palaria, tiro anche un po' fortunato perché è stato deviato e la deviazione del muro ha ingannato sì, portiere... l'incolpevole Alice. Poteva fare poco in quella situazione lì. Vabbè, Cassano che organizza ancora. Ponti prova a superare, ma poi non ce la fa. Arrivava Eva a rimorchio, ma è intervenuto prima là. Intanto c'è una marcatura uomo su Bianca Barboso. Però la difesa ha ragione perché conquista palla. Sono trovate in difficoltà le nostre ragazze con una marcatura su Bianca, non hanno trovato soluzioni immediate. Poi Palaria perde il possesso della sfera, riparte Barboso in contropiede, viene costretta a tirare da un posizione angolata, ma molto angolata, mette la palla ugualmente in fondo al sacco. Poi tentativo di rimessa veloce del Teramo, ma non era regolare, quindi tutto da rifare. 2 secondi al termine, prova da metà campo, ma nulla di fatto. Cassano che va a riposo sul vantaggio di 8 reti, abbiamo già detto prima, primo 10 minuti quarto d'ora abbastanza equilibrato, due squadre che hanno giocato entrambe in velocità, poi Cassano è riuscito a mantenere costante questa velocità con i cambi, invece per Teramo non c'è probabilmente questa lunghezza di Ruster, alla fine ha dovuto gioco forza rallentare un po' e Cassano ne ha approfittato per allungare. E sul punteggio di 19-11 ci diamo appuntamento fra qualche minuto. Ciao, a dopo.
Eccoci collegati nuovamente da Cassano Magnago. Intanto riprende il match. Cassano che attacca con Broggi, con Bianchi, palla che arriva Giulia Milan, poi da fuori Broggi, la palla si perde sul fondo, nulla di fatto. La palla Mamette, Lanfredi, palla si perde sul fondo, diamo il contropiede, lancio un po' frettoloso, c'era Gosti in contropiede, ma stavano tornando bene le ragazze teramane. Il possesso palla riconquistato, rischiato sfondamento preso da Giulia Milan. Ancora nulla di fatto in questo secondo tempo. Poi di azioni sprecate da ambo i lati. Barboso con Montoli. Termo può forzare la difesa. Cobianchi trova il varco e va a realizzare. Bella giocata di Cobianchi in autonomia. Attenzione, la fischiata, intanto riceve una, due minuti per simulazione. Gozzi sì, cercava uno sfondo ma ha ritenuto che abbia ecceduto nel attirare l'attenzione dell'arbitro su un possibile sfondamento e viene punita addirittura con una sanzione di due minuti. Riprende il gioco con Teramo che dovrà sfruttare la superiorità numerica per cercare di ridurre il gap che la vede sotto di 9 reti, 20 a 11 punteggio. Gira palla Mamet, cerca l'uno contro uno, chiama l'uscita del difensore, poi non prova va da sola, aveva illuso la difesa ma ha dovuto allargare il tiro per evitare il muro e la palla si perde oltre il palo della rientrante Bertolino, che ora va in panchina per permettere a Onel di schierare la sesta giocatrice in movimento, quindi attenzione, porta sguarnita per il Cassano. Ma intanto siamo al massimo vantaggio, sì, sì. Per cui dovessero segnare questo sarebbe un ulteriore avanzamento del gap. Riceve Broggi, Cobianchi, riceve Montoli, ancora Broggi, Bianca Barboso. Palla Cassano, attenzione, passivo. Passivo. Allora la conclusione, due passaggi, credo che... Va benissimo. Sì, ne abbiamo probabilmente ancora un passaggio, ma Broggi preferisce risolvere tutto insaccando la palla. Allora pregevole pallonetto, ma la palla si stampa sulla traversa. Sì. Ha superato dunque Bertolino, 21, il tentativo di Capone. Sì. Dunque 21-11. Io intanto ancora extra play per il Cassano. Arriva con Bianchi al centro, esce Montoli, cambia con Broggi, il giro di palla non è molto veloce, infatti passivo, arriva puntuale oramai e palla persa. Sì, non so se era il quarto passaggio oppure se era addirittura uno sfondamento di Eva, ma mi sa che era il quarto passaggio. Però sì, probabilmente avrebbe dovuto tirare Eva, invece ha tentato ancora uno scarico all'ala, quindi possesso palla restituita al Teramo che arriva alla conclusione. No, si chiude bene Zanellini, quindi nulla di fatto. Si chiude bene tutta la difesa in questo momento. Sì. Infatti difficoltà di passaggi, palla che arriva. Tentativo di scarico al Piuto, ma ancora la coppia Broggi-Montoli evita a Piuto di girarsi, quindi si riprende con 9 metri. Il gioco già ripreso.
Mamet cerca uno contro uno, ma questa volta commette, sì, fallo di sfondamento. Attenzione. Palla recuperata, guardato un attimo se c'era possibilità di un lancio. Ah, infatti mi dava idea che l'avesse lanciato, da come guardava. E invece alzato lo sguardo se ci fosse, no, qualcuna libera, ma poi ha preferito desistere. Ah, può essere che abbia anche però riguardando può darsi che abbia fischiato sfondo, perché l'arbitro indicava con la mano l'arbitro di fondo. Vabbè, 21-11, 5 minuti del secondo tempo. Ricordiamo la coppia arbitrale Pandi Pipitone. Bellissimo il taglio. Forse poteva entrare. Peccato. Michela non si è accorta che la difesa si era aperta, ha cercato ancora uno scarico su Boggi che però non arriva in tempo a raccogliere il pallone. Si riprende a giocare nella metà campo del Cassano, intanto cambia nelle file della Teramo. Intanto al numero 4, anzi al numero 9, che dà indicazioni alle compagne, posizione al pivot, tutto pronto per far partire lo schema. Ed eccolo qua che parte. Ancora un incrocio. Un altro. E va a tirare. Ma tenta Bertolino, fa buona guardia. Altrettanto, esatto, brava. Attenzione al contropiede. La palla arriva. Giulia Milan. Lancione da parte di Bianca Barboso. Perché ha fatto una cosa veramente pregevole. Recuperato la palla in extremis. E completamente sbilanciata, lancia ma in maniera perfetta, lancio perfetto che arriva la compagna. 22-11, continua ad aumentare il vantaggio di Cassano. Quando sono passati 6 minuti e 20 secondi del secondo tempo, gol tanto della Teramo. L'ho persa, sono qua con i tasti. Sì, numero 9. Tanto va a segnare anche Cassano, questo però te lo devi rivedere di nuovo qua. 23-12. Sistemato ancora Bertolino, anche l'orario abbiamo sistemato, 37-11, siamo in linea col tabellone. 23-12 grazie alla parata di Bertolino. Tanto Cassano che attacca, tanto era Eva l'autrice del gol precedente della 23esima rete per il Cassano. Abbiamo preso l'RVM. Sì, sì, beh, questo è indietro, sì, sì. No, quindi lo spacciato ottimo, intanto va a segnare e rimane anche a terra però. E c'è un due minuti anche per Mamet, tanto segna ancora Eva, quindi doppietta consecutiva per lei. Si riprende. E c'è un due minuti per Agustina Mamet, attenzione perché per la giocatrice argentina con passaporto tedesco, si tratta della seconda esclusione temporanea, quindi alla prossima dovrà abbandonare il campo. 24-12, sì, sono allineato, ho segnato sì, tutto. Sì, sì, 24-12, siamo allineati, punteggio allineato e orario allineato. Tanto è Teramo che attacca. Prova. Penetra, ma c'è Bertolino ancora una volta. Quando è superato la difesa arriva Bertolino. C'ha le praterie davanti a sé e va Cobianchi. 25-12 e giustamente ferma il tempo il coach. Sì, è costretto a cercare di porre un freno, a dilagare Cassano che ormai è arrivato a più 13, forse il punteggio è anche un po' troppo eccessivo. Perché sì, devo dire che la sensazione, allora, cioè, intanto Bertolino sta parando di tutto, quindi è evidente che questo fa tanta differenza, però l'impressione è che anche il Teramo effettivamente abbia un po', come dire,
rallentato il ritmo, è come se non ci credesse più, subito il colpo. Poi stanno ancora costruendo delle buone azioni offensive e la difesa di Cassano non è perfetta, sta mettendo una grossa pezza, come dicevi tu, Nila, però soprattutto in difesa il Teramo mi sembra che abbia tirato i remi in barca un po' troppo in anticipo, quindi probabilmente questo che sta chiedendo la Brecciosa alle sue giocatrici, va bene, siamo sotto di 13, probabilmente la partita è già persa, non si può recuperare, però quantomeno cerchiamo di allenarci e migliorare e utilizzare questi 20 minuti abbondanti che mancano per fare qualcosa di utile per il proseguo della stagione. Assolutamente. Ad ogni modo, ormai i primi 10 minuti stanno per andarsene in questa seconda frazione di gioco. Lo strappo è ampio, indubbiamente. Vediamo se coach del Teramo è riuscito a trasferire un po' di energia alle ragazze. Intanto viene fermato il tempo nuovamente. Ah, probabilmente c'era... Sì, perché c'era il 2 minuti della Mamet, invece probabilmente il Teramo dopo sono il time out sono entrati in campo in 7. C'è qualcuno di troppo. Vediamo. Intanto c'è il coach di Teramo che... Sì, la giocatrice, alza le braccia, come dire. La giocatrice Mamet è in panchina, quindi lei sapeva, però probabilmente distratte dopo il time out non si sono rese conto che c'era ancora una parte della sanzione da scontare, e quindi la giocatrice che è entrata in campo per ultima, vale a dire il numero 13, Sara Macrone, è lei che viene ritenuta colpevole. E la palla perché... viene restituita a Cassano. Eh sì, esatto, sì, perché il gioco era già ripreso quando commissario di gara, commissario di campo si è accorto dell'infrazione. Però diciamo i 2 minuti viene ascritto al numero 13, Sara Macrone. Va bene, si riprende con Cassano che ha l'opportunità a questo punto di avere un'azione in più di vantaggio. Sì, ma poi soprattutto ancora per qualche secondo va addirittura un doppia superiorità numerica, ne approfitta subito Eva Boggi, quindi aggiungendo difficoltà alle teramane. 26 sì, a 12. C'è da dire che il 2 minuti della Mamet non era stato segnalato sul tabellone, quindi no, probabilmente questo è andato in errore, però c'era il cartellino regolamentare sul tavolo dei cronometristi. Probabilmente fosse stato anche sul tabellone elettronico, ma sì, con ma un colpo d'occhio. Ci hanno pensato, magari è mancata l'indicazione. Sì, poi sai, rientrando in time out è anche facile non fare caso alla situazione precedente. Sì, diciamo che normalmente queste sono funzioni di altri in panchina, no? Che sono dedicati a osservare questo tipo di situazioni. Intanto prova dall'ala e guadagna un tiro dei 7, rientrata forse per difesa, quindi in situazione di inferiorità numerica semplice, costruisce ancora una buona azione il Teramo con il numero 18 Rebecca Capone, che va a guadagnarsi un tiro dei 7. Sarà la stessa Mamet a incaricarsi del tentativo e va a realizzare. Mm. 26 a 13, Cassano che attacca. Tutto molto più lento però rispetto Sì, sì, ovviamente adesso Cassano, a differenza del primo tempo, non ha necessità di spingere, quindi ora sta giocando con gioco organizzato. Ora dall'ala Gozzi va a guadagnarsi anche in questo caso un plane, tiro dei 7 metri e 2 minuti per numero 10, Chiara Canzio. Eh sì. Quindi ancora questa volta sopra 19 secondi, doppia inferiorità numerica del Teramo, però il Teramo che sta giocando in inferiorità numerica praticamente da 5-6 minuti. Tutto pronto per battere il tiro dei 7. E va, tripla finta. Era Giulia Milan, questa volta sulla linea dei 7 metri, e va a realizzare. E continua a essere ampio lo strappo. Sono passati 10 minuti, in questi 10 minuti si è allargato in maniera molto importante, ma Nila continua ha provato da fuori Agustina Mamet. Questo non era un tiro magari, però intanto Nila c'è. Diciamo che Nila non ha abbassato il livello di concentrazione, assolutamente no. Partitone, tanto Cassano che continua a organizzare il gioco. Gira palla, Barbosu, Cobianchi tenta di scaricare a Montoli, ma la palla viene intercettata. Riparte
Teramo in contropiede e va con Capone dall'ala sinistra in seconda fase. 27-14, 18 minuti e 20 secondi da giocare ancora. Partita che si è molto rallentata, diciamo così. Intanto va dall'ala Milan. Eret classico in una tipica azione di Giulia. 28-14, punteggio, 18 minuti da giocare. Teramo che per il momento non appare volere in qualche modo accelerare o tentare di recuperare. Ora non si capiscono, ruba palla Gozzi, può partire in contropiede, cerca un rimorchio, lo trova in Bianca Barbosu. Brava Bianca, grande ma... paratona di Elisabeth Galletti, che molto si fa trovare brava. Pronta in pelle d'orso. È stata brava Bianca a cambiare ritmo e a cambiare direzione, ma ha trovato dall'altra parte qualcuno bravo quanto lei. Brava Galletti, che cerca di limitare i danni. Intanto vediamo un movimento sulla panchina del Casano, quindi ci sarà qualche cambio ulteriore, siamo quasi a metà della ripresa. Ruba palla Cobianchi, poi c'è un tocco di piede, sarà rimessa in gioco per il Cassano, che può andare in contropiede con Montoli, ma spreca. Era già proiettata al tiro, ma ancora non riceveva la palla, ma poi ci mette una pezza, come al solito, Nila in maniera sontuosa. Non sono più che fortissimi, vicinissimi, per il momento Nila sta prendendo praticamente qualsiasi cosa. Paolo uno contro uno, Gozzi. Arrivava in velocità Broggi, ma ha perso un attimo il tempo Giulia nel passare la palla. Si riprende con, intanto nel frattempo segnaliamo Asia Macchi, posizione di pivot al posto di Gloria. Broggi uno contro uno secco, tentato di scaricare a Michela, guardia, che però tagliato a doppio, riparte contropiede. Non ho capito se ha toccato questa Nila oppure probabilmente la palla ha scheggiato il palo. Non sono riuscito a capire, non credo che l'abbia toccata Nila in questo caso, no, però. Diciamo tiro di Olga Lanfedi lanciato in contropiede sulla fascia destra, non trova lo specchio della porta, nulla di fatto. Siamo oramai a metà del secondo tempo, ci avviamo ormai all'ultima frazione di gioco questa partita qui alla palla attacca di Cassano tra Cassano Magnago e Teramo. Tanto con una finta Gozzi risale, scarica ancora, c'è fallo questa volta, attenzione perché siamo sotto passivo, credo fa segno l'arbitro, due passaggi ancora, questo è Broggio, uno sicuro. Poi tira da fuori Broggio, ma è stata murata e deve andare Barbosu. Poi c'è il tiro deviato ancora, quindi rimesso dal fondo, ma a questo punto ci sarà finiti i passaggi, però. Sì, però c'è il passaggio aggiunto, quindi puoi battere, però a quel punto chi riceve palla dovrà tirare. E gol. Sì, il gol viene convalidato. Sinceramente non so se è regolare questa cosa, perché il passaggio esaurito, poi ovviamente dovendo rimettere in gioco ti viene dato il passaggio aggiuntivo come su 9 metri, però palla a Bianca che secondo me avrebbe dovuto tirare, no, non avrebbe potuto restituire la palla a Gozzi. O abbiamo contato male, non lo so. Vabbè, intanto 29-14, forse il massimo vantaggio, più 15 da parte del Cassano. Mamet, palla che arriva. A Canzio. 29-15. Che seppur da posizione molto molto, molto defilata, sì, però riesce a trovare era veramente la traiettoria giusta sul secondo palo, dove si allunga Nila ma non ci arriva. Tanto esce Asia Macchi, riceve Eva Broggi, arriva veloce, prova la finta, si infila, non riescono a fermarla e andiamo sulla 30-15. Tanto buona difesa del Cassano, 9 metri battuto, preparano lo schema, una semplice scalata, ma intanto
la difesa del Cassano è attiva, molto attiva, finta di tiro, palla che arriva all'ala, passivo, parte la scalata, c'è andarli da fuori, bella riesce. Questa conclusione, sì. Ha fatto spostare Niele in anticipo e realizza Teramo, che sta provando quantomeno a riorganizzare il gioco. Tanto rientrata anche Ferrazzi sul terreno di gioco, è uscita fuori credo Bianca, non vediamo più in campo Boggi, Ferrazzi e Cobianchi, tre terzini, poi perde palla proprio Michela, può ripartire in contropiede, tutto regolare, c'era infrazione di passi ma c'era anche il disturbo di Boggi su Capone, Rebecca Capone, lanciata in contropiede, quindi dipenderà con un 9 metri in favore del Teramo, che è già battuto e si riprende. Tanto organizzano, va, prova Coranila su queste palle, abbiamo capito, ormai è onnipresente. Ancora 9 metri battuto, riparte la scalata, passaggio impreciso, passivo, Teramo deve accelerare, lo fa con l'ala, prova ad andare ma viene atterrata da Zanellini, dunque si riparte, tiro che però arriva piuttosto spento tra le mani di Bertolino, e dunque si riprende ancora con Cassano che avanza rapidissima, con Bianchi, Sofia Ferrazzi, viene trattenuta però, la palla continua a girare, lascia correre, attenzione perché c'è un 2 minuti, gioco che viene fermato giusto per dare i 2 minuti alla giocatrice del Teramo, dunque inferiorità numerica per 2 minuti. Intanto ne approfitta anche Onelli per fare il cambio tra Cobianchi e Ponti, che entra in campo. Sì, 2 minuti a numero 9 Francesca Di Prisco, quarta giocatrice del Teramo a dover lasciare il terreno di gioco momentaneamente nel corso del match. Ponti, Ferrazzi, ancora Ponti, scarico per Asia che recupera un bel pallone, si recupera, va a guadagnarsi un bel 7 metri. Brava, brava Asia che si è guadagnata questo tiro dai 7. Ce lo riguardiamo in RVM mentre Zanelli, anzi Ponti va a segnare la rete numero 31 per controllare il Cassano. Tanto ci riguardiamo nell'RVM il fallo subito da Asia Macchi. Ripreso il gioco, superiorità numerica per il Cassano, Teramo decide di non utilizzare la strategia dell'extra play, quindi gioca senza pivot in questa fase. Gira palla, Mamet, Ciandarli, ancora Mamet, ha sorpreso la difesa ma la sua palla si perde a fil di palo, poi Bertolino per un attimo pensa al lancio, poi lascia Ferrazzi che porta palla insieme a Ponti, Broggi poi fa segno di ad Asia di sistemarsi da parte opposta, Ferrazzi uno contro uno, si presenta solo su sé, peccato, palo pieno, può ripartire Teramo, seconda tutto fase. Perfetto, peccato quel palo, intanto Teramo arriva velocissimo e va rete di Capone, nel frattempo per il Cassano è entrata di nuovo Alice Milan tra i pali. Oh, ho sentito fino a qua l'urlo del coach di Teramo, è Sofia Ferrazzi. Perfetto. Sofia Ferrazzi da solo, accelerata, nessuno che va a disturbarlo, infatti è partito l'urlo del coach del Teramo. Come dire. Per dire, attenzione, allora, sta succedendo qualcosa. Cosa stiamo facendo? Va bene, si procede intanto con Teramo che prova e riesce. Ancora Ciandarli da fuori, 32-18.
continua a essere ampio il divario. Teramo che non è riuscito nei 10 minuti successivi ai primi 10 del secondo tempo a ricucire questo strappo, e ora altri 10 minuti per tentare, anche se sembra proprio che in qualche modo è Golasso di Lisa Ponti al 7, sottolineato anche dall'uno delle compagne, perché pregevole fattura questa rete. Eh sì, indubbiamente Cassano ha messo la freccia nel primi 10 minuti del secondo tempo e da lì purtroppo Teramo non è riuscito a ricucire. Sì, c'è stato quel break, primo break iniziale, metà del primo tempo, poi in avvio di ripresa, e quando intanto anche attenzione Alice Milan la prima para la presa, la prima, ma poi la seconda non è riuscita, una respinta che capita a Francesco Di Prisco, che nel frattempo aveva scontato la sua penalità e rientrato in campo. Dicevamo, prima a lungo a metà della ripresa, poi a metà del primo tempo, scusate, poi quando all'inizio del secondo tempo ci si aspettava un tentativo di rimonta del Teramo, invece Cassano ha affondato il colpo scavando un solco definitivo, ormai credo insormontabile. 7 minuti e 40 secondi, a questo punto la legge del break even è ampiamente rispettata, seppur anticipata, diventa difficile ad ogni modo, come sempre. Tanto spazio anche per Alessia Zizzo, numero 49 del Cassano, posizione terzino destro. Poi c'è una bella parata, un pizzico di fortuna, ma lei c'era, Elisabeth Galletti. E poi tentativo di servire l'ala, ma passaggio troppo alto, non può arrivarci. Conquista palla Cassano con Milan, che serve proprio Zizzo. Arriva Ponti in velocità, incrocia con la stessa Zizzo, vediamo se va il tiro, poi scarica per Ferrazzi, ma palla un po' arretrata e deve ripartire la manovra da zero. È proprio la stessa Zizzo che ora si trova a posizione centrale, chiama schema le compagne. Ferrazzi, si presenta Ponti per via centrale, incrocia con la stessa Ferrazzi, si alza, scarico ad Asia, questa volta la palla schizza via, peccato, perché aveva guadagnato si è girata, la posizione. Si è girata, fosse stata lì ferma, l'avrebbe agguantata quella palla. Parte il Teramo, Ciandali uno contro uno. Sfondamento. Fischiato a Capone. Andiamo verso i 6 minuti di gioco al termine. 14 le reti di vantaggio. Cassano che con molta tranquillità, ovviamente. Troppa tranquillità. Troppa tranquillità. Passaggio sul piede di Lisa, cercato di evitare il contatto con l'arto inferiore, ma non c'è riuscita. Oramai era andata. Prova a scavalcare. Mette Ciandali da fuori, tiro deviato, non ce la fa. Stava diventando beffardo, poi cerca in qualche modo di evitare il messo da fondo, ma non ci arriva Alice. Intanto stavo guardando il tabellone, Teramo ha preso molti più 2 minuti rispetto al Cassano. Attenzione perché siamo anche su gioco passivo, ma mette da fuori, che bello all'angolino, si allunga Alice ma non ci può arrivare, tiro decisamente preciso. 33-20, e comunque 33 reti, insomma, in una partita sono, cominciano ad essere tante. Sì. 5 minuti al termine. Sanno che attacca Sofia Ferrazzi, che è stato anche di 15 reti per il Cassano. Ora segna Asia. No, mi sa che ha segnato Ferrazzi. Ferrazzi? Sì. Rovesciamento di fronte, tentativo di servire Pio, poi la palla rimane in attacco. Ora passaggio che arriva, ma c'è Alice ancora Milan. Parata di Alice, poi che è bravissima in corsa, esce, butta la palla sul fondo in modo da tenerne la proprietà. Rischiosissimo, rischia di buttarla in porta, ma ovviamente
non per Alice Milan che è super precisa. Anche questo è secondo me borderline, perché è vero che il portiere però l'ha fatto, sì, se no può farlo, ma lei in quel momento era fuori dall'area, quindi a quel punto diventa un giocatore di campo normale e non so se è proprio regolare quello che ha fatto. Non ho idea. Questo è quello che è successo, è uscita dall'area e attenzione. Ehi, ha tanto provato. A proposito dei portieri, altra bella parata di Elizabeth Galletti che si oppone all'ala. Siamo già da parte opposta, però attenzione, questa volta non sbaglia Olga Lanfredi. Ci siamo un po' allungati, sicuramente è calata un po' di concentrazione e infatti il divario si sta ma anche correttamente riducendo. Sì, Cassano ora conduce con 13 reti di vantaggio, ma il suo vantaggio è stato 15 qualche minuto fa, ovviamente anche un po' l'intensità giustamente calata, comunque il tentativo di Zizzo da fuori, ma tocca quanto basta, Galletti con l'aiuto del palo respinge, riparte Lanfredi in velocità e si guadagna quantomeno un 2 minuti su Asia Macchi. Vediamo se poi si riprenderà con credo un 9 metri perché non è ancora caricato completamente il tiro. Si riparte. Punta difesa, passaggio alla compagna. Buona iniziativa ancora di Ciandali, ma tiro sul palo, comunque palo protetto da Alice Milan. 2 minuti 45 secondi al termine. Ora Alice comunque va in panchina per lasciare spazio a Broggi, quindi ancora una volta situazione di extra player. Prova ad allenare anche questa tattica Salvatore Onelli. Ovviamente non ce ne sarebbe bisogno visto il vantaggio, però sfrutta l'occasione per allenare la situazione di porta vuota in gara. Ponti, Zizzo, cercava lo scarico sull'ala, ma nel frattempo Giulia Mina stava correndo in panchina per dare il cambio alla sorella per permettere di rientrare tra i pali. Mamet ha perso un attimo l'abbrivio, il termo, la palla è stata recuperata, no, l'arbitro fa segno che era già uscita, ma quindi rimessa c'è laterale. C'è stanchezza, a essere sinceri, comincia a sentirsi anche la stanchezza. Sì, termo a differenza del Cassano ha anche utilizzato poche rotazioni dalla panchina, quindi ovviamente al 58esimo minuto le energie sono quelle che sono e proprio sull'ingresso di forze fresche dalla panchina a metà del primo tempo il Cassano ha costruito l'inizio di questa vittoria. Ancora una volta Zizzo cercava un'ala, ma giustamente giocando senza portiere stava facendo il cambio. Ora poi la palla arriva a Broggi che risolve in qualche modo. Per entrare nell'ultimo minuto di gioco, finta il tiro, finta, bella brava questa rete numero 9 Francesca Di Prisco e siamo ormai nei secondi finali del match, 35 a 22 per il momento. Cassano che si predispone per probabilmente l'ultima azione di attacco di questo match. Realizza il gioco, esce Asia Macchi, riceve Sofia Ferrazzi. Zizzo prova da fuori. Da fuori, ma viene ancora una volta Galletti. Buono il suggerimento. Zanellini risale, passivo, attenzione. Ultima azione. Sì. Tempo sta per scadere. 10 secondi al termine. Se no sarà un tiro franco tra un po', se non ci prova, ci prova. E sarà un tiro franco. Sarà un tiro franco, sì. A questo punto immaginiamo che sarà Ferrazzi, poi vediamo se tenterà il tiro, lascerà la palla agli avversari. Infatti sicuramente si incarica Ponti, che non è esattamente la più alta delle ragazze Amaranto. Prova. Lancia la palla in qualche modo. Tanto per.
Bene, sul punteggio di 35-22 diamo il segnale di chiusura per questa settima giornata, anche se manca ancora la partita del Salerno che è stata posticipata a fine mese. Dicevamo, la partita è stata nel primo quarto d'ora quando Teramo ha avuto energie e forze per cercare di giocare e controbattere in velocità con il Cassano. Poi, prime rotazioni del Cassano, Teramo non aveva queste possibilità, forze fresche hanno fatto la differenza, parziali di 6-0, Cassano che ha allungato. E poi nel secondo tempo non c'è stata la reazione teramana e quindi il divario si è allungato anche un più 15. Alla fine concludiamo con un più 13 sul 35-22 per il padrone di casa. Noi ovviamente ringraziamo tutta la crew, quindi Davide Milan alla telecamera, Davide Bianchi al reparto tecnico e Luca e Cristiano vi salutano con il consueto buona palamano a tutti. Ciao!